Ehi la ciurma, io sono Mazzatest, ben ritrovati qui con, speriamo, l'ultimo episodio di Magic 2015 con il DLC Garruk's Revenge. Continuo a dirmi nuovo. Sì, vi faccio vedere una cosa che assolutamente mi ha un po' rotto le scatole. Vi ricordate il video recensione? Se per caso non l'aveste guardato, guardatelo, l'episodio tipo 20, che è recensione, diciamo, di tutto il videogioco in sé, cioè della campagna principale. Avevo sottolineato una cosa: la minima reattività. Cioè, ora vi faccio vedere, dopo tipo 30.000 titoli di introduzione, clicco qua. Guardate. Ora calcolate quanti secondi ci è voluto. Bisogna aspettare per poter entrare solo nel menu in cui selezionare la partita. Cioè, io non so se vi rendete conto che effettivamente è una cosa che non è tollerabile. Cioè, nel senso, è un gioco di carte, porca miseria, non è che devo fare dei caricamenti eterni. Garruk, lingua selvaggia. Una voce bassa e metallica ti chiama alle tue spalle. Poco più di un sussurro. Devi tornare a Innistrad con me. Tu sei maledetto. Io sono un cacciatore. Liberi la tua ascia dal cadavere del nemico ai tuoi piedi. Cioè, intro proprio... Wow. Ah, Capitano Vronos gioca per primo. Allora, noi abbiamo delle paludi. Non abbiamo niente di foresta, che non è un granché. Cancello, delle sanguisughe putride che come inizio non dovrebbero essere male. Un putrificare sulla scia di Garruk. Manteniamola, sperando di avere delle foreste in fretta. Se noi giochiamo subito, cos'è? Ok, è come un cancello quello. Allora, se noi giochiamo direttamente un cancello, il turno dopo dovremmo poter giocare una palude e quindi poter giocare anche una sanguisuga putrida. Non ci permetterà di attaccare rapidamente, ma se non altro, ok, ha un bianco-blu, suppongo, bianco-nero, bianco-blu-nero. Allora, questo è un equipaggiamento. Ma su cosa lo equipaggi? Scusa, non hai niente. Ah, l'ha lasciato là, insomma, l'ha giocato ma così a GG. Non gioco l'altro cancello perché almeno così posso giocare la sanguisuga putrida. Il cancello lo giocherò poi il turno successivo. Qua posso usare l'abilità, ma tanto non posso attaccare. Non mi conviene perdere dei punti vita, soprattutto ora che non sappiamo qual è la... la tattica, diciamo, del mazzo nemico. Qual è la sua... il suo modo di vincere. Sta continuando a giocare delle bianche. Io un po' temo perché io questo mazzo di Garruk l'ho battuto con delle bianche. Continua a mettere più 1 più 0 per ogni artefatto che controlli. Sta giocando tutto di placche cefaliche. Sì, equipaggiamento, ok. Coltivare. Questo potrebbe essere comodo, ma non abbiamo abbastanza... Potrebbe essere conveniente, no, giocare invece la palude, in modo da poter giocare il coltivare. E così prenderci... No, di mana ne abbiamo abbastanza, effettivamente. Anche se sono cancelli... Sì. Andiamo così, effettivamente è meglio giocare una sanguisuga putrida e il coltivare ce lo manteniamo se per caso dovessimo avere dei problemi. No, meno, zoom meno, continuo, voglio attaccare con questa. Fintanto che lui appunto non ha possibilità di difendersi in modo da infliggere due danni. Avesse avuto un... bello, effetto proprio a sanguisuga. Mi scuso già se ho... non ho tantissima voce, sono andato in Francia per qualche giorno e nel frattempo ho lasciato in là la voce, ecco.
Diciamo così, putrificare ci sarà molto comodo, ma ora come ora non ci serve granché. Io giocherei anche l'altro cancello e usiamo il coltivare, già che abbiamo mana. Già che possiamo, perché no? Visto che il putrificare non ci serve, allora io prenderei delle carte foreste. Ok. Dato che sono quelle che ci mancano di più, insomma, e quelle che ci servono di più anche. No, continuo a cliccare sempre col destro, ma non serve il destro per questo. Allora, io andrei ad attaccare con entrambe. Il suo mazzo è un po' diesel, da quanto mi sta sembrando. Ho pescato le carte brutte. Mi piace un sacco l'effetto particellare della... Cioè, qui non è particellare, è semplicemente una sovraimpressione, ecco. Della sanguisuga. Sa proprio di morso di sanguisuga. Non che sia stato morso da una sanguisuga, per fortuna. Aggiungi uno alla tua riserva di mana, tappando. Vabbè. Vediamo ora cosa gioca di carte, mostro, creatura. Gargoyle del santuario. A volare. Aspetta, quanto tiene? 2-3. Però effettivamente per fermarlo abbiamo bisogno di una discreta creatura. Questo cos'è? E posso giocarlo? Posso giocarlo? Allora io metterei una carta foresta, perché quelle più forti che abbiamo sono le carte foresta. Io questo lo giocherei anche, nel senso che è a bestia proprio quello, cioè. E ogni volta che fa danno a creature prende un più uno, quindi se lo blocca con una carta quella lo rigeneriamo e posso cambiargli colore. Cioè io direi GG, andiamo al combattimento, io andrei ad attaccare con queste due. Effettivamente potrebbe seccarmene una, però se me ne secca una vuol dire che non attacca. E io a questo punto preferirei sacrificare una sanguisuga piuttosto che avere due danni. Ecco, sì, buono. Ma che cavolo te sto dicendo, ragazzi? No, lui se cioè, nel senso, veramente può attaccare anche. Io intendevo dire che preferivo fare due danni a lui sacrificando una sanguisuga piuttosto che non fargliene. Perché più prima lo porto a zero, meglio è, più siamo tranquilli, ecco. Gli dà quell'equipaggiamento là e adesso ha un fracco di punti, effettivamente. 8-3, ebbene, nessun problema. Dopo li usiamo a putrificare, che dovrebbe renderlo. Cos'è modulare 1? Ah, è una parte, probabilmente. Ah, ok. Quindi entra in campo con un più uno, credo, da quanto ho capito. Sì. 10-3, ah, inizia a essere interessante quello. Può infliggermi 10 danni in un colpo. Lo putrifico. Effettivamente è una carta molto forte. Non avessi avuto di putrificare, sarei stato un po'. Ecco. In mezzo a una sostanza molto di color marrone. Ecco qua, e ora direi che una creatura prende più 2, un'altra creatura prende meno 2. Io userei questa per dare un più 2 a questa e togliere 2-2 a quella. Così secco quella. Questa invece prende più forza. E a questo punto attaccherei con entrambe, in modo da togliere 10 punti ancora e portare. No, aspetta, io potrei usare anche l'abilità qua. Ma forse non ora. Eh no, infatti. Scemo, avrei potuto chiuderla subito. Avrei potuto chiuderla istantaneamente. Però siamo comunque in una situazione abbastanza comoda. A meno che non giochi qualcosa di straupi con volare, come quell'affare che ha giocato prima. Ma non ha tante terre, quindi non dovrebbe poter mettere gli equipaggiamenti anche. Incrociamo le dita. Ah, un altro gargoyle. Ecco, che può essere molto pericoloso se gli equipaggia tutto. Ma non so se.
Pupazza. No, chiudiamo sto turno. Chiudiamo sto turno, anzi io glielo putrifico già che ci sono. Per evitare che mi blocchi qualcosa. Continuo e attacco. E dovrebbe essere chiusa a sto punto qua, a meno che non abbia qualche istantaneo strano. E però non credo del tipo di colore che ha usato fino ad ora. Il bianco non è che ha degli istantanei molto strani. Ecco, no, infatti. GG. Ragazzi, è andata e abbiamo completato anche il DLC. Garruk che è stato vincitore. Abbiamo sconfitto il capitano Vronos e abbiamo due buste a Lara. Apriamo le buste. Vediamo cosa c'è di interessante. Cittadella sul mare, cittadella sul mare, cittadella sul mare, territorio selvaggio. Tutte terre sono. Sì. Necropoli in sfacelo. Santuario arcano. Però sono belle queste perché sono di tre tipi diversi. Santuario nella giungla. Anche se in realtà, cioè, alla fine mi aiutano tanto quanto i cancelli. Queste qua, perché alla fin fine un mazzo di tre colori diversi non l'ho ancora mai creato, quindi ora come ora non credo che mi serva. Apriamo anche quest'altra busta, vediamo rapidamente che cosa ci contiene. Una creatura worm con divorare, volare. GG, mi piace sta tizia. Sì, vabbè, 1-1. E prende un più uno confidente che controlla la montagna. E prendi una pianura. Può essere comoda questa. Però non puoi giocarla troppo in fretta. Perché, cioè, per avere un. Vabbè. Trascinare in fondo. Furia maniacale. Il gargoyle del santuario. Lol. Favore di Asha. Cavaliere dell'occhio del cielo. Maestria del venerando. Mazza assorbimana. Come la mazza assorbimana? La creatura equipaggiata prende più uno per ogni tipo di terra base tra le terre che controlli. Oh. Equipaggio 3, non è male. Cioè mi immagino tipo una roba del genere su un Seraph of Emesis. Cioè praticamente prende il doppio dei punti. No, il Seraph of Emesis è in base alle creature giocate, non in base al mana. Però uno che raddoppiasse appunto quel bonus là sarebbe una roba stra OP in fondo. Il capitano dei tuoi inseguitori preme la mano su una ferita profonda. Il sangue gli gocciola tra le dita. Sta mormorando qualcosa, ma non capisci le sue parole. Non hanno importanza. Sollevi la tua ascia insanguinata e colpisci. Ma la lama fende solo l'aria. L'artefice mascherato è scomparso. Non c'è luogo in cui tu possa nasconderti. Io ti troverò. Non mi dite che c'è il doppio finale come l'altra? No. Fine. Fine. Boh, detto questo, ragazzi, noi ci rivediamo ancora lunedì con il prossimo episodio, che a questo punto sarà di una nuova serie, avendo terminato anche la campagna di Garruk. Vi invito a lasciare un mi piace se vi è piaciuta questa DLC. Che allora io vi dico sinceramente, cioè vi faccio una brevissima recensione. L'avessi dovuto comprare a pieno prezzo, credo che non l'avrei preso. Ho approfittato dello sconto Humble Bundle e quindi l'ho pagato praticamente niente, perché ho preso un fottio di giochi praticamente a 5 euro. Ma a prezzo pieno, assolutamente non ne vale la pena. Cioè, sono 4 partite che non hanno niente di speciale. Detto questo, appunto, ci vediamo lunedì con la nuova serie. E vi invito a iscrivervi se per caso volete restare aggiornati. Probabilmente, visto l'interesse per Magic, mi informerò anche per fare Magic 2016 quando uscirà. Che dovrebbe essere all'incirca verso luglio, agosto. Sì, più o meno. Vabbè, ci vediamo presto. Ciao ragazzi. E lascialo un mi piace. Ciao.